votato da tutti i partecipanti all'assemblea. Non è un caso che ce ne sia un abuso di discussione anche da chi secondo me non avrebbe proprio merito neanche di nominare la parola ecologia, anche perché adesso le rivendicazioni ecologiche, ecologiste, vengono viste come un lusso da chi in una città come questa non ha diritto a pochi elementi proprio di vivibilità. Ma non è un lusso la nostra salute, non è un lusso la vivibilità nella nostra città, appunto. E non trattiamo delle tematiche in generale proprio perché ci sono sia dei dati di fatto nella nostra città, ma dei progetti sempre più gravi e sempre più violenti che ci trafiggono, che sono quelli appunto della centrale a biomassa che è stata progettata e che con la nostra partecipazione all'interno del comitato stiamo cercando di portare avanti, appunto la consapevolezza all'interno di ogni caseriano che non è un lusso rivendicare il proprio territorio, che il nostro territorio non è racchiuso entro le nostre quattro mura di casa, ma noi viviamo in una città e dobbiamo rivendicare tutto ciò che deve andare a migliorare il nostro stato umano e di cittadino. La questione del porta a porta è stata rivendicata appunto da chi la vedeva come uno strumento impossibile da adattare, lo vedeva come uno strumento impossibile da far entrare nelle teste delle persone, come se fossimo tutti quanti incrediniti a non saper dividere la spazzatura, ma è ben altro, è proprio come aveva citato anche Salvatore prima, è essenziale il passaggio dalla tassa alla tariffa dei rifiuti. I cittadini casoriani hanno fatto parte di quelli che pagano della tassa più alta di tutta la nazione e non è possibile che non abbiamo tutti i giorni la spazzatura in mezzo alle strade. Io sono neanche una città dove posso camminare, ci sono gli uccellini per terra. Quindi la concezione del passare alla consapevolezza del lottare per una villa comunale dove si possono realmente portare i bambini e non dove dobbiamo stare attorno a vedere che non vadano a finire verso l'interno. che sia reale come adattarla a delle isole ecologiche che non vadano a finire come un deposito di materiali inadatti, ma che siano dei punti di incontro per le scuole, per insegnare cosa significa il riciclo, il riuso, il riutilizzo, dei luoghi dove possono essere dei laboratori per i giovani, per riconvertire i materiali usati, legandolo sia a una questione che può essere artistica o una questione che può essere dal punto di vista sempre più utile a creare appunto sempre più una collaborazione tra i giovani e una collaborazione a rendere una città migliore. E sulla scorta anche dei referendum che ci troveremo a votare a giugno, dei quali dei tre quesiti sono a tema ambientale, comunque possono essere con un sistema ambientale, che sono l'acqua e del nucleare. Noi dobbiamo approfittare anche delle tematiche nazionali per richiamare l'attenzione proprio su questo. Noi noi vogliamo solamente energie alternative ed ecosostenibili. Vogliamo che siano messe a disposizione di tutti, siamo pronti ad avere qualsiasi tipo di installazione che sia da un punto di vista ecologico, ecosostenibile. Non vogliamo inceneritori, ma i trattamenti, i TMB, cioè il trattamento meccanico biologico. Io non posso sostenere più che le mie rivendicazioni vengano viste come un lusso, come un'utopia. Noi non siamo cittadini di serie B e non esistono cittadini di serie B. Dobbiamo rivendicare ciò che è sano per noi e per la nostra città. Quindi partire anche dalla questione dell'ambiente, rivedendo che appunto noi, il territorio è nostro, è mio ed è vostro, ogni singolo marciapiede di Casoria. Quindi uniamoci e combattiamo realmente per